Andiamo intanto sul carattere generale di questa polemica che riguarda appunto gli impresentabili di Stefano. Ma vedo che Lombardo ha fatto un po' di tutta l'erba un fascio. Qui la questione è molto chiara. Usare la parola fascio stamane, caro Di Stefano. Purtroppo, vabbè, mi trovo d'accordo con lei. Abbiamo dei rigurgiti di fascismo probabilmente legati a una campagna elettorale che la destra fa soltanto sulla sicurezza e l'odio, che senza soluzioni tra l'altro, il che è ancora più problematico. Però ovviamente non mi riferivo a quello. Ma certo, deve stare una battuta la mia. Pertinente però, le assicuro. Qui il problema è molto semplice. Come si fa a paragonare, tra l'altro mi sembra veramente subdolo paragonare le cose, il reato di omicidio colposo per la quale il sindaco viene iscritto d'ufficio quando c'è chiaramente un deficiente in una piazza che urla attentato durante una partita con la gente in piazza, quindi il sindaco ha delle responsabilità magari perché le deve avere dal punto di vista normativo, giuridico, però il problema lì è stato di organizzazione anche da parte della prefettura e poi che c'era un palese deficiente in una piazza. Altro è quando hai dei reati che hai compiuto nell'esercizio del tuo mandato contro la pubblica amministrazione come corruzione oppure abuso d'ufficio oppure utilizzare i fondi regionali per farsi gli affari propri. Quelli sono i classici reati fastidiosi della politica perché manifestano quel sentimento molto diffuso nella politica italiana di io ho il ruolo di e quindi faccio quello che mi pare, che è un atteggiamento tipico purtroppo della politica italiana e non solo mai punito dai leader di partito, ma addirittura premiato con posti in lista, capolisti nei listini bloccati, con personaggi come il famoso re delle fritture che in Alfieri, che in Campania prometteva fritture ai sindaci, cioè diceva di utilizzare le fritture come merce di scambio per cercare voti, il figlio di De Luca che ha un'indagine addosso ed è poi del sistema De Luca ovviamente tanto per cambiare in Campania, il classico sistema per cercare voti, per raschiare voti, in questo caso di un PD morente che ha bisogno di raschiare il fondo del barile. Allora, intanto le a centrodestra, per par condicio, a centrodestra la lista è infinita ed è degna del condannato Silvio Berlusconi, quindi andiamo oltre l'immaginabile. Dei curriculum, e vi è sfuggito che c'è uno che balla con i mafiosi, gli spada, e che vive in una casa a 7 euro al mese. Voi c'erete direttamente mafiosi, non si può. Guardi, rinuncia all'immunità parlamentare, rinuncia all'immunità parlamentare, risponda di quello che dice la comunità del partito. Ah no, Di Maio non utilizza l'immunità parlamentare. Ah no, anche questa è un'altra falsità. Un'altra falsità. Un'altra falsità che aggiungete al fatto che avete fatto una campagna per 5 anni sull'onestà e avete messo in lista uno che vive in una casa a 7 euro al mese. Adesso fate finta di farlo ritirare, ma non è possibile, lei lo sa, perché dobbiamo prendere in giro gli italiani? Ha fatto verrà eletto in bianco? Se viene eletto che succede? Che può lui dimettersi, ma non si dimetterà mai. Quindi come funziona? Cioè, le liste stanno lì, non è che potete toglierle. Io capisco questo sì davvero, l'evidente imbarazzo e nervosismo della Scani di un partito che sta scomparendo, però certamente... Certamente parlare di liste del Movimento 5 Stefano, Stelle, veramente a me dispiace per di liste lei, del mi Movimento dispiace, 5 Stelle, dopo tutte dove le urla in Parlamento, dove, trovarvi a difendere uno scroccone. Di liste del Movimento veramente. 5 Stelle, Ascani, se mi fa parlare, di liste del Movimento 5 Stelle, dove non c'è un condannato, un indagato e un rinviato a giudizio e lei si appella. Beh, scusi, avete i sindaci delle tre città più grandi che governate, parlare, che sono tutti e tre sotto indagine. Vabbè, se volete io sto zitto finché non finite, poi mirate tutto il tempo che nel gesto, va bene? Pure la vittima. Adesso. Non la vittima, se lei parla in continuazione, questo non è un programma. È accaduto 2 minuti fa. Vabbè, allora scusate, parlo io di Stefano. Domanda sul caso De Sic, così lo chiariamo anche per i vostri elettori. Lui, essendo nelle liste, non può essere, diciamo così, tirato fuori. Però che cosa avete fatto? Voi lo avete cacciato, ha firmato delle dimissioni? No, come funzionerà? Ne... Cioè, il 5 marzo, ove mai fosse eletto, che succede del signor De Sic? Allora, c'è una procedura che è quella che abbiamo mostrato ieri, tra l'altro in quel post di Di Maio in cui si parla degli impresentabili, che è la rinuncia alla candidatura, che il candidato può firmare da solo, e questo è stato fatto con De Sì, ovviamente è chi fa le liste, quindi in questo caso, nel nostro caso il capo politico è Luigi Di Maio, negli altri partiti potrebbe essere il segretario Renzi o chi per il centrodestra, e può rinunciare alla candidatura, si può fare tranquillamente, il modulo lo trovate online, tra l'altro non è un modulo del Movimento 5 Stelle, è un modulo ufficiale, quindi non so la Scania a cosa si riferisca, ma si può fare tranquillamente. Riferisco al fatto che sulla scheda del Lazio ci sarà quel nome e quell'uomo verrà eletto.
può essere letto oppure no? Scusate, ha già, può essere letto. Però scusatemi, se stessimo qui a parlare di un modulo del Movimento 5 Stelle, avreste tutto il diritto di dire che è una bufala. Siccome parliamo di un modulo ufficiale che nasce non dal Movimento 5 Stelle, che De Sia ha firmato, ed è stato firmato, prendetevela con chi ha fatto la legge su questo modulo. De Sia ha firmato questo modulo, potrà essere letto oppure no, Ilario? Secondo me sì, perché ci sono stati già due costituzionalisti che hanno parlato e hanno detto che quel modulo non ha alcun valore, perché deve essere, tra l'altro, la rinuncia deve essere fatta in un certo tempo e, se non sbaglio, è 24 ore dopo la presentazione delle liste. A questo punto, quindi, molto probabilmente verrà eletto e rimarrà dov'è. In realtà il Movimento 5 Stelle che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe espellerlo dal Movimento 5 Stelle e in quel caso verrebbe eletto e passerebbe al gruppo misto oppure qualche altro gruppo. Ma è stato espulso? No, non è stato espulso. Allora, noi facciamo un gioco, visto che vi piace tanto parlare di un caso che, tra l'altro, appunto non è neanche indagato. Facciamo un gioco, io vi garantisco... torna la Scania. Vabbè, dai, facciamolo finire, dai, su. Ascani, io capisco la difficoltà, però il problema oggi dovrebbe essere per voi provare a superare il 20%, non litigare con il Movimento 5 Stelle. Questo lo decideranno i cittadini, non lei. Facciamo un gioco, io vi garantisco che De Sia non sarà eletto e non sarà nelle liste del 5 Stelle. Voi invece mi dite che cosa sarà dei capilista del PD indagati o alcuni condannati: D'Alfonso, Vattuone, Mancini, Lucherini, Astorre, Moscardelli, Aiello, Censore, Scalzo, D'Agostino, Facciola, figlio di De Luca, De Caro, Alfieri, Luca Lotti. Ve ne ho detti una decina al volo, quelli più chiari. La Scania ha una risposta per questi o sono tutti in lista senza che il segretario di partito abbia detto nulla? Mi risponda gentilmente, così capiamo. Devo rispondere veramente. Sì, mi dica. Stefano. Mi dica. Sono in lista. Se vuole replicare, bene. Ma se no, una domanda. Guardi, qui c'è un tema molto serio. È una domanda serio. Semplice, però. Sono in lista o no? Perché così capisce la domanda a me. Sono indagati o no? Ma cosa significa che sono indagati? Sono indagati, onorevole Di Stefano. Abbiamo pure rinviati a giudizio, se vuole le dico soltanto rinviati a giudizio. Stefano, se fa una domanda, però faccia rispondere. Allora, adesso. E ha chiesto il rito abbreviato per non essere processata durante la campagna elettorale per avere prima avete la risposta. Avete un sindaco di Livorno, prima quando? Avete un sindaco di Livorno per omicidio colposo, il sindaco di Torino per omicidio colposo, ma davvero vogliamo fare questo gioco? Noi siamo garantiti. Io spero che tutti siano assolti, quelli del Movimento 5 Stelle, per i cittadini. Così come sono garantista con quei dei 5 Stelle, sono garantista con gli indagati del Partito Democratico. Peccato, le ripeto, Ascani, senza mescolare le carte. Va bene, però siete chiariti. Adesso non ci siamo chiariti, scusatemi. Se voi in tre chiedete a me di rispondere su uno che non è indagato, io pretenderei a ragione Lombardo, quantomeno non sugli indagati, sui rinviati a giudizio mi volete rispondere? Io le ho risposto, le ho detto che sono garantista con la sua sindaca di Roma, che è rinviata a giudizio. Va bene. Non mi ha risposto perché la vostra linea è proteggervi in Parlamento, va benissimo. La nostra linea è essere garantisti con Virginia Raggi come lo siamo con quelli del Partito Democratico. E nel frattempo, da domani, una bandiera l'Italia... Va bene, possiamo parlare di programmi? E nel frattempo, da domani... calma però, veramente... Di Stefano, Alessandro Di Battista ha invitato al silenzio, ma forse lei qualcosa stamane vuole dire su quello che è successo e sulle posizioni, soprattutto del centrodestra, no? Che mi sembra... siano state molto nette anche in questo caso. Guardi, la cosa che è veramente triste di questa storia è il motivo per il quale Di Battista ha chiesto appunto di non fare speculazione sulla vicenda, è che al di là del silenzio c'è chi addirittura ha rivendicato una motivazione a questo gesto, e parlo chiaramente dei gruppi di estrema destra, ma purtroppo anche legandolo subito al problema immigrazione, Salvini e Berlusconi, che non hanno avuto il coraggio di difendere quello che è successo, e ci mancherebbe altro, ma l'hanno motivato dicendo che è problema legato all'immigrazione incontrollata, è il classico concetto dell'invasione che la Lega tanto racconta. Bastava semplicemente dire che in Italia abbiamo un enorme problema di sicurezza che prescinde la questione immigratoria e che va risolto, e lo avrebbe potuto risolvere anche chi oggi parla del problema, quindi Berlusconi quando è stato al governo o Salvini, e quindi anche in questa occasione avrebbero fatto meglio a tacere. Purtroppo quello che dicevo prima è che questa campagna elettorale, che vede secondo i sondaggi il centrodestra punto punto con il Movimento 5 Stelle,
noi cerchiamo di farla con i programmi, abbiamo fatto tutto un anno di presentazioni di programmi, loro cercano di farla sull'odio e l'odio purtroppo porta sempre altro odio, quindi l'invito rimane valido, togliamo l'odio e tutti i legami che ci sono nelle sue derivazioni dalla campagna elettorale, senta, perché facciamo un servizio al Paese non per questi 5 anni che verranno, ma per il futuro, perché qui stiamo creando una generazione di persone e con dei sentimenti che abbiamo visto soltanto 70 anni fa e va evitato assolutamente. Di Stefano, solo una domanda. Roberto Saviano ha detto che il mandante morale del raid è Matteo Salvini, è d'accordo oppure no? No, io non amo fare questo tipo di speculazioni e non amo quando Saviano le fa, e le fa spesso. Sicuramente lui si identificava in una identità politica, diciamo, di estrema destra, quindi vogliamo chiamarla fascismo come ci pare. Quello che mi interessa a me soltanto è capire perché una persona con un profilo evidentemente a rischio possa andare in giro per una città con una pistola e sparare 30 colpi. Questa è la cosa grave di questa storia. Di Battista, perché loro avevano chiesto silenzio appena è successo il fatto, è avvenuta la tentata strage, avevano chiesto silenzio e quindi si erano discostati un pochettino da quella che era stata la polemica politica. Un silenzio che però aveva creato qualche imbarazzo, perché si erano anche attirati le critiche di molti della loro base, dei loro attivisti. Guardavo i social e il blog, dove loro tra l'altro tengono molto il consenso, controllano molto il consenso, e non era piaciuta la presa di posizione del Senato, perché comunque troppo neutra, ma sì, perché è una posizione politica. Però anche, mi sembra che la posizione l'abbia ben chiarita. No, adesso ha una posizione a 24 ore di distanza, con sangue freddo, lo possiamo dire. Ultima domanda, col senno di poi, quella frase sui tassisti del mare, secondo lei non ha contribuito, insomma, un po' a puntare l'indice sull'ONG, a criminalizzare chi fa accoglienza? Guardi, io stesso ho organizzato un convegno un mese fa con tutte le ONG, erano i presidenti delle maggiori ONG italiane, dove abbiamo parlato anche di questo. È evidente che le cose vadano scisse in modo chiaro. Noi tra l'altro siamo quelli che nel programma abbiamo maggiori coperture proprio per l'ONG, e il problema è che è proprio quello che abbiamo detto in quei giorni: se c'è una mela marcia, quella mela va tolta dal cesto prima che marciscano le altre. E dov'è la mela marcia? Lo hanno capito tutte, non è in Italia per fortuna, Lombardo, ma le indagini di Trapani parlano di mele marce tra le ONG tedesche e greche, quindi ci sono le mele marce. Fortunatamente non sono quelle italiane, che infatti abbiamo incontrato e per le quali abbiamo fatto una legge apposta, votata tra l'altro quest'anno in Parlamento, che aiuta tanto la cooperazione allo sviluppo. E noi abbiamo messo al centro del problema delle crisi migratorie proprio il puntare sulla cooperazione allo sviluppo, che è una cosa secondo me di lunga visione e funzionale. Però Macerata mostra il fatto, che il tono anche della propaganda politica è molto importante. Cioè, quello che è successo, è quello che è successo in questi mesi, e quindi le accuse che si è beccato Di Maio sui tassisti del mare, che tu ricordavi, sono comunque importanti per creare un clima, anche perché c'è un clima di confusione dentro il quale poi possono esserci personalità come Traini che questa è la tesi italiano? Ma questa è una tesi comunque, del clima avremo di modo di... E poi soprattutto il Movimento 5 Stelle, scusi onorevole, il Movimento 5 Stelle, anche il silenzio dell'altro giorno è stata una presa di posizione politica, come è stata una presa di posizione politica quella sullo Ius Soli, quando hanno deciso di non giocare la partita dello Ius Soli né a favore né contro. Ma questa è un pochettino il posizione Soli, del Movimento Lombardo. 5 Stelle. Però voi non si è votato. Ma voi non l'avreste votato. Alla Camera voi voi avete detto che vi sareste astenuti, voi vi siete tirati fuori. È stata una decisione del vostro capo politico dichiarata più volte. Lombardo, Stefano, lei è un giornalista parlamentare, sa perfettamente come funziona il Parlamento. Al Senato il giorno che si è votato lo Ius Soli mancava la maggioranza. Non c'era la maggioranza del Parlamento, che non è tenuta in piedi dal Movimento 5 Stelle. Possiamo chiedere al mio collega onorevole, alla Camera dove si è votato lui cosa ha fatto? Cosa ha fatto alla Camera sullo Ius Soli? Alla Camera si è votato lo Ius Soli, io ho votato a favore, lei come ha votato? Non ha votato a favore perché lei come ha votato? Lo dica agli italiani, Stefano. Guardi, la nostra posizione a Scania, a differenza vostra che fa sali e scendi, è stata chiara fin dal primo giorno. Non l'avete votato lo Ius Soli, non lo volevate, mi sembra di capire, se no sarebbe finito diversamente, credo, poi non lo so, insomma, comunque non è, è un dato di fatto, è cronaca, no, di Stefano? Hanno buttato la palla fuori. Abbiamo detto che questa legge, per come era stata fatta in questo periodo preciso, non andava bene. Ma cosa neanche 2 anni fa. Scusatemi, chiudo un secondo.
mi sembra veramente pericoloso quello che voi state facendo, ovvero chi? Legare, non lei, ovviamente in studio parla, non la giornalista, legare l'argomento della votazione parlamentare dello Ius Soli all'atto di un nazista che spara della gente per strada è pura follia. Cioè, qui stiamo parlando di una posizione politica che può piacere o meno, ma è una posizione politica, con un gesto di un nazista che spara a 6 persone per strada. Il clima di odio, di quanto avete contribuito a creare un clima di odio nel paese, Ascani, anche voi. Ascani, va bene. Di quello che dice. No, il clima di odio si crea quando ogni giorno si pubblicano articoli in cui se lo stupratore è di colore si scrive stupratore extracomunitario, se invece italiano non si scrive nulla. Quello, così si crea il clima di odio, oltre che ovviamente con le campagne politiche dell'estrema destra, sì, e della Lega Nord. Candidato del Movimento 5 Stelle, ma non mi dite che è una posizione politica. Dobbiamo chiudere, devo salutare di Stefano. Un candidato del Movimento 5 Stelle di Torino ha detto esattamente le parole che adesso stava condannando l'onorevole Di Stefano, perché ha detto i soliti violentatori marocchini, e ha esultato quando ha vinto il governo, si è stato formato in Austria il governo con gli xenofobi. Paolo Turati, candidato al Senato nel collegio 1 del Movimento 5 Stelle a Torino. Sì. Va bene, comunque avremo modo ulteriore. Lo candidiamo al prossimo giro, lista PD. Vabbè, dai, noi avete abbastanza giornalisti, fanno i giornalisti. Io faccio il giornalista. Dalle etichette ai giornalisti non è mai elegante. Di Stefano, io faccio dai. Il giornalista. Dai. Di Stefano, so che grazie di essere stati con noi. No, tanto piace, poi quelli che sono liberi di dire quello che pensano davvero. Beh, paragone l'avete già candidato, dai, basta così dire. Veramente c'è una situazione nel paese complicata, che è quella che vorremmo raccontare. Grazie a Dario Lombardo, grazie a Mario Di Stefano, i giornalisti noi li invitiamo, fanno il loro lavoro, fanno un po' le pulci a tutti, ma insomma forse per questo spesso stanno antipatici e va bene così.